Bambini, indovinate chi c'è? Sì, sono io, Bob! Venite con me, impariamo con Bob! E vissero felici e contenti. Andiamo, bambini, è ora di dormire. Ma non abbiamo sonno, Bob! Vogliamo un'altra storia! Ma avete sentito queste storie un milione di volte! Che ne dici di una canzone, Bob? Canti così bene! Va bene, ho una canzone sui contrari che ho imparato oggi. Pronti? Sì! Piccolo è il topino, veloce e carino. Grande l'elefante, del circo è il gigante. Grande e piccolo ora sai fra loro son contrari. Veloce è il leprotto, scorrazza come un matto. Lenta la tartaruga che non è mai in fuga. Veloce e lento ora sai fra loro son contrari. Aperto è il cassetto e c'è un calzino usato. Meglio tenerlo chiuso che l'odor già arriva al naso. Aperto e chiuso ora sai fra loro son contrari. È grasso e ciccione questo bel gattone. È magra la gattina e beve il latte in cucina. Grasso e magro ora sai fra loro son contrari. Se la brocca è piena e hai sete vale la pena di bere finché è vuota e riempirla un'altra volta. Piena e vuota ora sai fra loro son contrari. Se hai fatto tutto giusto ti senti bene a posto, ma se anche hai sbagliato non esser disperato. Giusto e sbagliato sai fra loro son contrari. Pesante il tavolino, troppo per un bambino. Cos'è che è più leggero? Quell'aquilone in cielo. Pesante e leggero, sai fra loro son contrari. Giovane e carina, è Jill che è una bambina. È una vecchia signora, la nonna che l'adora. Giovane e vecchia ora, sai fra loro son contrari. Davanti la maglietta è pulita e perfetta, ma dietro è un po' usata, sporchina e spiegazzata. Davanti e dietro ora sai fra loro son contrari. Rumorosi siamo stati e un po' anche scalmanati. Adesso stiamo tranquilli e facciamo dei sogni belli. Rumorosi e tranquilli sono due contrari. Buonanotte, bambini! Bambini, siete pronti a imparare con Bob? Andiamo a conoscere i mezzi di trasporto! I mezzi di trasporto, ma che bella invenzione! Ci portano dove vogliamo, senza esitazione! I mezzi di trasporto, ma che bella invenzione! Ci portano dove vogliamo, senza esitazione! Ecco il signor bus, per strada se ne va. La gente sale, scende, gira tutta la città. Ecco il signor taxi, tu gli dici dove andar. E poi puoi rilassarti dove vuoi, ti porterà. I mezzi di trasporto, ma che bella invenzione! Ci portano dove vogliamo, senza esitazione! I mezzi di trasporto, ma che bella invenzione! Ci portano dove vogliamo, senza esitazione! Camion dei rifiuti porta via la spazzatura, svuota tutti i cassonetti e più pulita è la città. Il
camion dei pompieri è un campione di efficienza. Sentirai la sua sirena mentre corre all'emergenza. I mezzi di trasporto, ma che bella invenzione! Ci portano dove vogliamo, senza esitazione. I mezzi di trasporto, ma che bella invenzione! Ci portano dove vogliamo, senza esitazione. Ed ecco l'ambulanza, se hai bisogno del suo aiuto, lei vola come il lampo ed arriva in un minuto. Poi c'è l'aeroplano, lui è il re del firmamento, sfreccia in alto fra le nubi, va veloce come il vento. I mezzi di trasporto, ma che bella invenzione! Ci portano dove vogliamo, senza esitazione. I mezzi di trasporto, ma che bella invenzione! Ci portano dove vogliamo, senza esitazione. Bambini, che ne dite di una nuova canzone? Come si chiama, Bob? Si chiama Canzone delle Azioni. Parla delle azioni divertenti che facciamo. Mentre io canto, voi fate le azioni che dico. Appena sentite il gong! Sembra divertente! Esatto! Andiamo allora e divertiamoci con la Canzone delle Azioni! Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, batti 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 le tue man. Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, dondola dondola le gambe. Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, salta 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 la corda. Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, su una gamba sola fai hop. Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, marcia 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 in fila. Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, costruisci un bel castello. Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, grida 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 forte. Bob, sei grande! Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, gira 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 la palla. Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, stendi le braccia in su. Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, guida la tua bici. Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, a quattro zampe vai. Dinga dinga dong, fa la mia canzon quando senti il gong, tira 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 la corda. Dinga dinga dong, vi è piaciuta la mia canzon quando ho suonato il gong? Sì, 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 Bob, sì! Fantastico! Impareremo altre parole la prossima volta! Adesso è ora di andare a casa! Tutti a bordo!
Grazie, Bob! Questa festa è stata molto divertente! Concludiamo la giornata con una bella canzone, vi va? Che ne dite di una canzone sugli aggettivi? Sì! 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 Niente banale se ci guardi bene. Nomi e aggettivi lavorano insieme. Descrivi meglio il mondo con degli aggettivi. Conosci meglio il mondo grazie agli aggettivi. Oh tu guarda qui cos'è che abbiamo. Palloncino che svolazza piano, si può dir che è rosso e tondo e sta mezz'aria sopra il mondo. Quindi rosso e tondo descrivono il palloncino, sono aggettivi. Certamente! Guarda che bel dolce abbiamo qui, a finirlo non ci vuole niente. È buono, cioccoloso, delizioso, sì, ma mangiarne troppo non è conveniente. Buono, cioccoloso, delizioso. L'acqua è una cosa importante per noi tutti, animali e piante. È blu, luccicante, cristallina, nel lago, nel mare, nella piscina. Wow! Perché niente è banale se ci guardi bene. Nomi e aggettivi lavorano insieme. Descrivi meglio il mondo con degli aggettivi. Conosci meglio il mondo grazie agli aggettivi. Ma tu guarda il cane del vicino. Poco fa faceva un sonnellino, ma ora è attivo ed energico. Sembra proprio un tipo atletico. Si può dire anche marrone e peloso? Ma certo! Gli aggettivi sono divertenti, nella frase possono essere tanti. Buono, bravo, divertente, gentile, coraggioso, intelligente. Che ne dici tu di questo quadro? Sembra scuro oppure luminoso? O diresti che è colorato o semplicemente meraviglioso? Di quest'albero cosa direste? Che di foglie gialle ora si veste? Io direi che è grande e alto, anche più grande della casa accanto. Wow, Bob! Gli aggettivi sono divertentissimi! Perché niente è banale se ci guardi bene. Nomi e aggettivi lavorano insieme. Descrivi meglio il mondo con degli aggettivi. Conosci meglio il mondo grazie agli aggettivi. È stata meravigliosa questa festa, bimbi! Non avrei potuto spendere meglio il mio tempo! Wow, Bob! Gli aggettivi sono divertentissimi! E grazie a voi, bimbi, per averci seguiti! Mi raccomando, tornate con noi la prossima lezione, che sarà così piena di cose divertenti! Ciao, ciao! Bambini, benvenuti a Impara con Bob! Oggi parliamo di cibo! Tanti tipi di cibo, quanti sono non lo so. Qualche cibo è più buono, uno è sano, un altro meno, ma è tutto cibo. Pollo arrosto e tacchino fan contento il pancino. Pollo arrosto e tacchino fan contento il pancino. Panini con formaggio e verdure, puoi mangiarli quanto ti pare. Cibo, tanti tipi di cibo, quanti sono non lo so.
qualche cibo è più buono. Uno è sano, un altro meno, ma è tutto cibo. La pizza e l'hot dog lo so ti piacciono, di hamburger e gelato forse ne vai matto. Cibi spazzatura son chiamati, ma sono prelibati. Però li puoi mangiare, basta non esagerare. Cibo, tanti tipi di cibo, quanti sono non lo so. Qualche cibo è più buono, uno è sano, un altro meno, ma è tutto cibo. La bistecca e il bacon, spaghetti e pasta al sugo, pesce e spiedini insieme tu li puoi mangiar, ma è un piatto un po' strano da ordinar. Finisci col dessert e un applauso allo chef. Cibo, tanti tipi di cibo, quanti sono non lo so. Qualche cibo è più buono, uno è sano, un altro meno, ma è tutto cibo. Bambini, riguardate il video e contate le parole che iniziano con la lettera dell'alfabeto di questo episodio. E non scordate di scrivere la risposta nei commenti qui sotto. Grazie!